Bentrovati a un nuovo appuntamento con Orobi Extra, il tema che accompagnerà i reportage durante questo 2023 è Energia Lombarda. Entreremo nel mondo dell'elettrico, dell'idroelettrico della nostra regione, scoprendo luoghi antichi e luoghi moderni che assicurano l'energia da tanto tempo e che hanno segnato anche lo sviluppo del nostro territorio. I reportage sono realizzati dall'autore Michele Mauri, con il quale ci colleghiamo. Ben trovato. Buongiorno, grazie. Insieme a te Marco Mazzoleni per veramente un tour tra storia, tra economia, tra paesaggio, tra anche architetture. Direi che oltre a energia la parola d'ordine di questi reportage è bellezza. Beh, direi di sì, direi che è proprio la parola giusta. Bellezza a 360 gradi. Voglio aggiungere il nome di Ruggero Melessa agli autori che hanno intrapreso questo cammino attraverso appunto alcune delle più di quelle che a noi sono parse le testimonianze più significative dell'epopea dell'idroelettrico in Lombardia. Perché parliamo di bellezza di fronte a delle strutture che sono state ideate, progettate e realizzate per donarci energia. Perché l'idroelettrico, soprattutto nella sua fase iniziale, in quella che possiamo definire la fase pionieristica a cavallo tra l'Ottocento e i primi del Novecento, e poi anche nei primi decenni del Novecento, ci ha regalato veramente non solo energia tratta dalla forza idraulica, ma delle testimonianze ingegneristiche, architettoniche. Di altissima qualità, di grandissimo rilievo. A partire dalle dighe, se vogliamo, che forse possono apparire, come dire, un fenomeno quasi perturbante dentro il paesaggio, e indubbiamente lo sono. Però queste dighe vanno guardate, secondo noi, con l'occhio della storia. Sono delle strutture appunto che hanno messo a fuoco, hanno messo a punto tutto il sapere ingegneristico dell'epoca e sono state l'occasione per riuscire a governare le acque e a trasformarle e a dare inizio, diciamo, a quello che è poi tutto il percorso necessario per poter ottenere dall'acqua l'energia elettrica. A me piace fare questo raffronto che magari a qualcuno potrebbe sembrare anche esagerato, però io credo che sia giusto guardare oggi alle dighe più o meno come guardiamo agli antichi acquedotti romani. Sono sicuramente degli elementi che nel momento in cui sono stati costruiti hanno modificato in modo pesante il paesaggio all'epoca. Eppure oggi noi guardiamo a quelle strutture solo con l'ammirazione, con lo stupore, pensando appunto a quello che sono riuscite poi a donare e a produrre. Io credo che sia tutto sommato corretto guardare allo stesso modo le dighe dei sistemi idroelettrici. Poi ci sono le centrali, che insomma sono veramente delle meraviglie architettoniche senza discussione, senza dubbio, tant'è che oggi molte di queste sono ormai considerate degli autentici monumenti e sono oggetto anche di visite da parte delle scolaresche o di chi insomma ha la possibilità di osservarle e anche di visitarle all'interno. Nel numero di gennaio c'è appunto una prima anteprima di questo approfondimento che andremo poi a svolgere durante tutto l'anno. Tu ripercorri un po' la storia del settore idroelettrico e però con anche dati attuali che fanno di questo settore il più importante tra le energie rinnovabili. Sì, è esattamente così. L'idroelettrico che noi oggi consideriamo la prima delle energie rinnovabili, delle energie pulite, cioè delle energie che concorrono a non immettere altra CO2 nell'atmosfera e che quindi insomma sono quelle energie che dovrebbero aiutarci a contenere l'ormai noto fenomeno dei cambiamenti climatici. Ecco, dobbiamo pensare che nel momento in cui
viene portato a compimento l'idea di sfruttare l'acqua per produrre energia elettrica, ovviamente nessuno usava l'espressione di energia pulita o energia rinnovabile. All'epoca la distinzione era sostanzialmente tra energia tratta, ricavata dalla forza idraulica e energia ottenuta invece attraverso l'impiego dei combustibili fossili, quindi centrali idroelettriche o centrali termoelettriche. L'Italia si è distinta fin dal principio proprio per la sua capacità di sfruttare la ricchezza dei corsi idrici presenti nella penisola, in particolar modo nella parte settentrionale della penisola, grazie alla presenza dei bacini delle Alpi e delle Prealpi. Si è distinta appunto per la capacità di sfruttare e ottenere il massimo possibile dalla forza dell'acqua. E tant'è che tutta la prima parte del percorso energetico italiano è affidata quasi esclusivamente, comunque in larghissima parte, proprio all'acqua. Questo è un elemento di grande importanza proprio per quel che è poi la storia del nostro paese. Perché noi sappiamo che l'Italia arriva alla fine dell'Ottocento in condizioni di profonda arretratezza rispetto ad altri paesi europei come l'Inghilterra, la Germania, la stessa Francia. Una delle ragioni di questa arretratezza risiedeva nella mancanza, nella non disponibilità di combustibili fossili, di carbone, che era quello prevalentemente impiegato all'epoca, che impediva l'avvio di un vero e proprio processo di industrializzazione. Ovviamente poi c'erano numerose altre cause che determinavano questa situazione, però il vincolo energetico era sicuramente una delle principali, se non la principale. Nel momento in cui si riesce ad ottenere energia dall'acqua, energia elettrica dall'acqua, il panorama cambia radicalmente e finalmente anche l'Italia avvia un processo di industrializzazione che si fa via via più intenso e che la porta poi nella seconda metà del Novecento, nei primi tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, addirittura a primeggiare in Europa. Quello che è importante, secondo me, sottolineare è che questa stagione dell'idroelettrico dura tantissimo, perché ancora all'inizio degli anni 60, nel 1962, quando avviene la nazionalizzazione del sistema elettrico italiano attraverso la nascita di Enel, ebbene, l'energia idroelettrica costituiva ancora la fonte più importante, la fonte primaria. Come dire, la tendenza si era già invertita, però è solo nei decenni successivi che il termoelettrico sopravanza poi in termini di energia generata l'idroelettrica. Comunque sia, ancora oggi i dati che riguardano la potenza generata attraverso l'acqua sono estremamente significativi. Lo dicevamo prima, l'idroelettrico resta ancora la prima tra le cosiddette fonti rinnovabili, e in particolar modo in Lombardia. Questo dato è significativo perché ancora oggi la regione Lombardia è la prima proprio per potenza generata attraverso l'idroelettrico. Se non ricordo male, in termini di impianti, di numero proprio di impianti presenti, il Piemonte è la regione è la prima regione, cioè quella che ha il maggior numero di centrali idroelettriche attive, ma in termini di potenza generata la prima resta ancora oggi la Lombardia, dove, guarda caso, l'epopea dell'idroelettrico ha preso proprio avvio dalle sponde dell'Adda e dalle sponde del Ticino. Nel numero di febbraio poi inizierà il viaggio vero e proprio all'interno di questi luoghi e ancora in queste settimane siete al lavoro per realizzare i servizi tra neve, tra situazioni anche particolari, ma soprattutto sempre alle prese con luoghi molto suggestivi.
Sempre alle prese con luoghi molto suggestivi, direi che questo è il comune denominatore di questo nostro viaggio. A febbraio, come dire, esordiremo proprio con la prima tappa di questo viaggio che ci accompagnerà per tutto il 2023 e d'obbligo esordiamo, come anticipavo prima, lungo le sponde dell'Adda, in particolare del medio corso dell'Adda, quello compreso diciamo tra Paderno d'Adda e Cornate d'Adda, il tratto delle famose rapide che richiamano anche una memoria vinciana, perché Leonardo da Vinci insomma si era impegnato in studi per rendere navigabile proprio quel tratto che non lo era e che impediva quindi anche una comunicazione, una navigazione senza soluzione di continuità tra il lago di Como e la città di Milano, cosa che era stata resa possibile grazie alla realizzazione navale dalla Martesana, ma che era in realtà impedita proprio per questo breve tratto di 3-4 km che non risultava navigabile. Ecco, proprio lungo quel tratto nasce la prima centrale idroelettrica lombarda, che oggi è nota come Centrale Angelo Bertini, prende il nome di quello che è stato il direttore dei lavori. La centrale viene realizzata alla fine dell'Ottocento, si inaugura nel 1898 e nel momento in cui viene attivata è la più importante centrale d'Europa e la seconda al mondo per potenza generata, secondo solo a quella che era stata avviata poco prima lungo le cascate del Niagara. La centrale viene realizzata sostanzialmente per consentire il completamento del processo di elettrificazione della tranvia milanese. Questo sarà un altro primato: Milano sarà una delle prime città europee ad avere una linea di tram interamente elettrificata. Ma quel che è sorprendente è che l'energia che si riesce a produrre attraverso l'acqua derivata dall'Adda turbinata all'interno dell'officina di Paderno, che poi per la verità va anche chiarito che l'officina elettrica si trova a Porto d'Adda, che è una frazione di Cornate d'Adda, mentre a Paderno si trova la diga di derivazione che, insomma, che preleva l'acqua dall'Adda e la trasferisce poi attraverso un canale appunto dentro la centrale, però tradizionalmente viene definita da tutti la centrale di Paderno d'Adda. Ecco, dicevo, l'energia che si riesce a produrre attraverso questa centrale è tale e tanta che presto ci si rende conto che può essere messa a disposizione per l'industrializzazione di Milano e di una buona parte della Lombardia, in particolare della parte nord della provincia di Milano. E qui si innesca poi un processo che porta alla costruzione, dopo di lì a poco, di un'altra importante centrale lungo il corso dell'Adda, che sarà realizzata sempre a Cornate, e poi ancora di un'altra diga, così che viene chiamata diga nuova per distinguerla da quella di Paderno, che resta la diga vecchia, che sarà realizzata a Robbiate, e un'ulteriore centrale a Calusco, che va a completare un po' questo sistema del medio corso dell'Adda. Naturalmente l'Adda poi offrirà le sue forze idrauliche anche nel suo corso più settentrionale in Valtellina, e infatti sarà una delle tappe delle puntate successive. Andremo lungo il Ticino alla diga del Panperduto per vedere anche quanto ha concorso a sua volta nel processo di industrializzazione della Lombardia. Andremo in Val Brembana, andremo a Edolo, andremo in Val Vestino. Insomma, il percorso abbraccia una larga parte della Lombardia e ripeto, va a toccare quelli che per ragioni differenti, a nostro avviso, sono gli esempi e le testimonianze che meglio possono raccontare questa epopea idroelettrica lombarda. Grazie Michele per essere stato con noi. E Grazie a voi. torniamo adesso a occuparci del nostro rifugio d'inverno del numero di dicembre. Avete avuto modo di conoscere il rifugio Elisa sulle Grigne. Adesso vi proponiamo la scheda con tutte le informazioni sul percorso per raggiungerlo.
Giunti a Mandello dell'Ario, sul versante lecchese del lago di Como, saliamo verso la frazione Rongio, dove si lascia l'auto in un ampio parcheggio adiacente al campo sportivo. Messi gli scarponi e preparato lo zaino, proseguiamo verso la chiesetta di Sant'Antonio da Padova, risalente al XVII secolo, che campeggia in mezzo ad uno sparuto gruppo di case. Nei pressi di un piccolo bar inizia il Sentiero 14, che sale in uno scenario maestoso tra boschi e alte pareti rocciose. L'attacco è su una bella mulattiera dal pendio dolce che si percorre in circa 10 minuti, lasciandosi alle spalle alcune cascine e un ponticello che conduce in Valle Meria. Il sentiero prosegue sul lato sinistro del torrente omonimo. Dopo aver superato la località Ponteferro, inizia la salita vera e propria, che non darà tregua fino al rifugio Elisa, a 1515 metri di quota. Un itinerario non impegnativo dal punto di vista tecnico, ma piuttosto ripido, che necessita di una buona condizione fisica. Dopo circa 40 minuti di cammino arriviamo alla grande grotta dell'Acqua Bianca, o Ferrera, dove ci si può dissetare alla sorgente. Si prosegue poi ancora in salita per circa un'ora e mezza, lungo il sentiero fatto di continue ripide rampe a gradoni che attraversa fitti boschi, ma si apre anche ad alcuni inaspettati scorci panoramici sulle Grigne e sull'Aria. Osservando con attenzione la cresta occidentale della Grignetta si intravede la minuta sagoma del rifugio Rosetta. Giunti a metà percorso, si inizia anche a distinguere in alto, appoggiata a un costone, la nostra meta, il rifugio Elisa. Dopo due ore di cammino il sentiero si spiana, ma soltanto per 600 metri, perché poi riprende a salire deciso. Ancora mezz'ora e si arriva alla baita dell'Ares, a 1340 metri, dove si può rifiatare un attimo e gustarsi il bel panorama, per poi affrontare l'ultima parte del sentiero. E come sempre uno dei nostri servizi viene anche trasformato in un video racconto, in un fotoracconto grazie alla cura di Maria Cristina Brambilla. In questo caso approfondiamo il servizio delle nostre sentinelle del gusto Silvia Tropea Montagnosi e Marco Mazzoleni che sono andati alla scoperta di un golosissimo mascarpone. Mas che bueno! Ah, lo confessiamo, per noi è un antidepressivo naturale. Parliamo del mascarpone, quello vero, fatto a regola d'arte, che ormai si trova molto di rado. Al caseificio Carena di Caselle Lurani, in provincia di Lodi, lo producono con lo stesso procedimento artigianale dal 1924. Gli impianti sono stati rinnovati al passo con i tempi, ma la terza generazione dei Carena, con Angelo, Cristina e Vittoria, e la quarta, con Eleonora, continuano a mantenere la tipicità e la qualità dei loro formaggi. Attenti nell'acquisto delle materie prime, il latte è soltanto italiano e di grande selezione, così come nella cura di ogni fase della lavorazione. Con un segreto che accomuna famiglia e dipendenti che non riescono a tenere nascosto perché si svela ogni boccone. Amano ciò che fanno. Sulla nostra rivista non mancano gli approfondimenti sul territorio nella rubrica curata da Stefano Dadda e Simone Ciocca con gli acquerelli di Marco Dusatti e Simone Ciocca. Sul numero di gennaio parliamo di Sirmione, della penisola che si allunga nel lago di Garda. La scorsa estate, a causa della siccità, la penisola è in qualche modo emersa, rivelando anche degli aspetti non a tutti conosciuti. Come sempre, Marco Dusatti ha realizzato l'acquerello che accompagna appunto tutte le informazioni in questo spazio di approfondimento. Vediamo insieme in timelapse la sua realizzazione.
Termina qui questo appuntamento con Orobi Extra. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento la prossima settimana.